Amici sportivi appassionati di pallamano, ben ritrovati, nuova puntata della Casa della Pallamano, il magazine settimanale che qui su Rete 8 Sport vi racconta le vicende della pallamano del Campus Italia, in modo particolare la squadra federale che fa base al centro tecnico federale di Chieti, situato precisamente a Chieti Scalo, ma non solo, perché poi nella seconda fase, nella seconda parte, dopo lo spot, dopo la pubblicità, parleremo anche diffusamente di pallamano regionale. Lo faremo con i nostri servizi, ascoltando le interviste, ma anche e soprattutto con i nostri ospiti. Qui in studio al mio fianco c'è Lorenzo Fragnito, alla destra della squadra federale del Campus Italia, al quale do il benvenuto. Ciao Lorenzo. Grazie mille Matteo. E invece in collegamento, e lo saluto subito senza aspettare, bando alle ciance, Alessandro De Angelis, giocatore centrale, stella della Lions Teramo, ma non solo, anche fratello di Tommaso De Angelis, che invece è una delle stelle, delle stelline del Campus Italia. Ciao Alessandro. Ciao Matteo, ciao a tutti, un piacere essere qui. Poi ti chiederò del derby in famiglia, insomma, saranno domande che vi avranno fatto tante volte, ne avrete parlato. Sì, assolutamente. Ne avrete parlato tante volte anche a casa, anche a Natale, immagino, ma è sempre una domanda d'attualità. Parto però da Lorenzo, perché il Campus Italia intanto torna in campo nel prossimo fine settimana, finalmente, dopo una pausa che è durata oltre 40 giorni, perché avete dovuto rinviare a causa delle positività nelle fila del Bologna la gara contro il Bologna della settimana scorsa. Adesso arriva Cingoli al palazzetto di Chieti, alla Casa della Pallamano, una gara molto complicata perché è la capolista del girone. Questo stop più lungo ci ha aiutato comunque a riprendere fiato e gli allenamenti. Però comunque è una partita difficile, perché Cingoli è la prima del girone, quindi se vinciamo è comunque un grandissimo risultato, ma l'importante è riprendere quello da cui avevamo lasciato, insomma. È assolutamente sì, e tra l'altro avevate lasciato da un'ottima serie di risultati, 4 vittorie consecutive, e allora andiamo a presentare questo impegno del Campus Italia, l'impegno contro il Cingoli, formazione marchigiana che in questo momento guida la classifica del girone, lo fa da imbattuta ed è una delle candidate principali per l'accesso ai playoff per il salto di categoria. Vediamo. Finalmente si torna in campo. Il prossimo 29 gennaio saranno trascorsi 42 giorni tra l'ultimo impegno del Campus Italia nel campionato di Serie A2 e la ripresa dei giochi. Un'attesa lunga, colpa del Covid, che ha costretto la squadra federale a saltare la trasferta a Bologna originariamente prevista per lo scorso fine settimana. Poco male, il vice allenatore Pasquale Maione aveva già rimarcato la possibilità di continuare a lavorare sul campo della Casa della Pallamano di Chieti, e gli allenamenti infatti non sono mancati, con l'intento piano di riacquistare il ritmo gara dopo le tante settimane di stop dovute alle festività di fine anno. L'impatto col campionato non sarà dei più semplici. Il Campus Italia sabato pomeriggio alle 17.30 sempre a Chieti riceverà la visita della capolista Santarelli Cingoli. I marchigiani sono fin qui imbattuti. Il Campus però aveva chiuso il 2021 con una serie di 4 vittorie consecutive, mettendosi alle spalle avversari di spessore notevole come il verde-azzurro Sassari. Se l'intento è preparare i giovanissimi talenti azzurri ai banchi di prova del domani, quello contro Cingoli è uno step non solo ben accolto, ma necessario per continuare nel processo di miglioramento condotto sotto la guida di Riccardo Trillini. Dopo il match contro i marchigiani, il calendario si farà serrato. Campus Italia il 3 febbraio a Bologna per recuperare il match contro i Felsinei, e 2 giorni dopo ancora in Emilia-Romagna con la trasferta in casa del Romagna, altro test altamente probante per Tommaso De Angelis e company. Nel mezzo anche la passerella delle finals di Coppa Italia a Salso Maggiore Terme, dove il Campus Italia non sarà in campo ma avrà la possibilità di farsi conoscere nell'evento di punta della stagione di Serie A Beretta, dove si ritroveranno le 16 squadre più forti del panorama nazionale. Lorenzo, avevate affrontato Cingoli nel girone di andata, ma era un altro campus, era una squadra agli esordi, avevate appena toccato il campo della Serie A2. Pian piano siete cresciuti in questo girone di andata, nella prima parte del campionato, avete chiuso l'anno, come dicevamo prima del servizio, con 4 vittorie consecutive. Adesso che Campus Italia si troverà di fronte la capolista? Sicuramente uno migliore. Col Cingoli prima era stata una delle prime partite, quindi c'è ancora capire fra di noi l'intesa e tutto, quindi comunque era una partita tra virgolette da lasciare alle spalle e comunque guardare avanti per tutti i miglioramenti che abbiamo fatto. Soprattutto l'ultima parte del girone siamo migliorati molto e abbiamo acquisito fiducia in noi stessi. Dobbiamo solo sperare comunque di ritrovarla e riaffrontare il Cingoli, però in una maniera diversa, sperando comunque non di arrivare punto a punto, ma comunque anche di vincerla. Sei d'accordo con me quando
parlavamo dei progressi che si sono visti nel corso del girone. È stato pian piano, partita dopo partita, ci sono state anche diverse... Diciamo è stata una crescita, graduale, esponenziale. Dalle prime partite abbiamo visto anche dei piccoli miglioramenti partita dopo partita, anche grazie alle riunioni video e tutti gli elementi che facciamo anche fuori dal campo da gioco. Tu sei di Benevento, non sei di Chieti, questo lo specifichiamo per chi segue su Rete 8 Sport le vostre vicende, per gli appassionati di pallamano, ma anche non. Voi vi siete trasferiti, siete venuti a vivere qua, avete scelto la pallamano come priorità. Esattamente. Di fatto, come va adesso dopo diversi mesi all'interno del Campus X di Chieti e nella casa della pallamano? Tornassi indietro non ci penserei due volte e fermerei lo stesso. Comunque è stata un'esperienza che mi sta facendo crescere e che continuerò a crescere non solo da un punto di vista tecnico, ma anche da un punto di vista proprio mio, di persona, che mi devo gestire da solo tutto e posso, tra virgolette, avere più libertà ma anche più responsabilità allo stesso tempo. Anche perché diciamo pure quanti anni hai? 16. 16 anni, insomma, siete veramente giovanissimi, veramente piccolini. Chi ha affrontato il Campus Italia in campionato e ha affrontato suo fratello, peraltro, è Alessandro De Angelis. Alessandro, voi siete riusciti a vincere di misura in una partita comunque che avete ben condotto nel girone di andata contro il Campus Italia, però a questo punto... Soprattutto per una squadra come Teramo, che ambisce alle posizioni di vertice della classifica, affrontare il Campus da qui in avanti diventa complesso, diventa fastidioso per tutti, perché è vero, il Campus non fa classifica, questo lo ricordiamo, ovvero il suo piazzamento non vale ai fini della classifica conclusiva, della classifica finale, però ruba punti agli altri. Senza dubbio, diciamo che il Campus si può considerare a tutti gli effetti una big di questo girone arrivati a questo punto. Io penso che il loro gioco veloce, esplosivo, collettivo potrà mettere in difficoltà veramente tutti. In casa del Campus è molto difficile vincere, lo abbiamo provato sulla nostra pelle con una partita veramente combattuta, decisa dagli episodi negli ultimi 5 minuti dai di partita. Gol, quindi... questo lo possiamo dire. No, non solo, diciamo, dai. È stata soprattutto la nostra difesa a vincere quella partita, diciamo. E allo stesso tempo penso che anche in ottica di una partita di ritorno il Campus fa paura e fa paura a tutti. Sensazioni di giocare contro Tommaso De Angelis, tuo fratello, perché voi avete giocato insieme col Teramo, poi avete condiviso insieme la prima esperienza fuori casa per entrambi con una maglia importante come quella della Junior Fasano nel massimo campionato, la Serie A Beretta. Quest'anno vi siete divisi, anche se siete geograficamente molto vicini, uno a Chieti, l'altro a Teramo, però poi trovarsi uno contro l'altro in campo è sempre una cosa particolare. Sì, è stata un'esperienza meravigliosa, emozioni penso che non si provano così facilmente. Dopo veramente 14-15 anni giocati insieme, cresciuti sia dal punto di vista sia dentro casa che dal punto di vista sportivo, penso proprio che non ci sia niente di meglio che una partita del genere, poi equilibrata fino all'ultimo secondo, ed è stata sicuramente motivo di dibattito e discussione per tutti i mesi successivi fino ad oggi. Ma qualche presa in giro poi da parte tua? Tantissime, che hai vinto? Tantissime, senza dubbio. Sportivamente però tante prese Beh, in giro. Beh certo, da un punto di vista sportivo, assolutamente. Lorenzo, sei stato inquadrato e siccome so, e lo dico anche a beneficio di chi ci segue da casa, che prima della trasmissione eri un pochino agitato, ti metto a tuo agio e ti faccio vedere una cosa. Vediamo questa clip che abbiamo preparato e chiedo ad Andrea Di Fabio l'assistenza. Là negli spogliatoi c'è la massima attenzione e concentrazione e poi in partita si cerca di dare il tutto per tutto. Quello che fa più casino e ci fa passare l'ansia è Paoli. Paoli sicuramente è quello più ignorante fra di noi e ci fa divertire, toglie tutta la tensione e ci fa vivere giornate con spensieratezza. Saremo soddisfatti se abbiamo creato un gruppo, innanzitutto, credo. Sei diventato anche attore, tra virgolette, no? Tra virgolette. Hai imparato, piano piano. Sto migliorando, grazie a te. Quelle che avete visto sono le immagini della serie online dedicata ai ragazzi del Campus Italia che potete vedere in maniera completa, sono uscite le prime due puntate sui canali ufficiali della Federazione Italiana Gioco Handball, sull'account Instagram, quello YouTube e sulla pagina Facebook della FIGH, anzi Andrea Di Fabio è sempre preziosissimo e ci fa vedere in sovraimpressione i riferimenti per trovare appunto la serie del Campus Italia dopo la Coppa Italia in arrivo anche la terza puntata. Alessandro, l'hai preso in giro Tommaso per la prima puntata dove è stato anche lì attore? No, dai, è stato bravo.
Bravo, sopra le aspettative, ecco. Piano piano, ma qui si impara anche a fare le interviste, no? Poi qua, sì, se si è dei buoni giocatori bisogna anche fare le interviste. Sì, sì, c'è tanto lavoro intorno e quindi i ragazzi devono semplicemente applicarsi, questo è poco ma sicuro. Poi con te parleremo ovviamente del campionato del Teramo. Invece a Lorenzo Frannito chiedo che cosa si aspetta non solo dalla partita con Cingoli, perché è appena iniziato il girone di ritorno, anzi per voi inizia proprio contro Cingoli perché non avete giocato con Bologna. Che cosa ti aspetti dal girone di ritorno del campus? Un campus diverso, con più voglia di vincere rispetto a quello dell'andata, perché non conosciamo bene comunque noi stessi, tra virgolette, la nostra squadra, non pensavamo di essere a questo punto, quindi secondo me con più consapevolezza e con più fiducia fra di noi possiamo puntare pure a posizioni più alte, cercando comunque di vincere tutte le partite o perlomeno giocarle bene. Esatto, sicuramente un campus più consapevole, sono d'accordo. Esatto. Da questo punto di vista. Cresciuto fisicamente, tatticamente, anche mentalmente. E soprattutto pronto, determinato a puntare a quello che ci sarà quest'estate, che sono i campionati europei. Assolutamente sì. Quello, diciamo, è il nostro principale obiettivo. Questo, il campus, è un modo per crescere in vista appunto degli europei. Hai detto europei, hai detto la parola chiave, hai detto la parola giusta, perché si va proprio verso la fase finale dei campionati europei, quelli seniores, e naturalmente auguriamo ai ragazzi del Campus Italia, alle nostre nazionali, di arrivare presto a giocare una fase finale di un campionato europeo. Si gioca in Ungheria e Slovacchia, dove si è pronti per il final round, per l'ultimo weekend, il weekend conclusivo. Domenica si assegna alla Budapest Arena della capitale magiara, come dice il nome stesso, il 15° titolo europeo della storia. Vediamo quali sono le contendenti. Ci sono i campioni olimpici della Francia, quelli mondiali della Danimarca e quelli europei della Spagna nel tabellone delle semifinali degli europei. Poi ci sarebbe anche la Svezia, finalista ai mondiali dello scorso anno in Egitto, ma un argento iridato rischia quasi di sfigurare davanti alle tre squadre che hanno dominato la storia recente della pallamano internazionale. A Euro 2022 in Ungheria e Slovacchia, insomma, è arrivato il meglio assoluto, non in senso figurato, ma mai come questa volta in senso del tutto letterale. La Spagna e la Danimarca, una contro l'altra in una sfida che si preannuncia epica, hanno fin qui confermato la loro forza nonostante i momenti diversi. I danesi possono contare sul nucleo storico guidato da Mikkel Hansen e Niklas Landin, a cui si sono affiancati in modo brillante il pivot Magnus Saugstrup e il mancino Mattias Gitzel, uno da 35 gol su 36 tiri. Gli spagnoli di Jordi Ribera sono arrivati con ben 6 esordienti in rosa. Il miglior marcatore è il terzino Agustin Casado, uno che ha debuttato in nazionale lo scorso 21 marzo a 24 anni. Nell'altra parte del tabellone ci saranno la Francia e la Svezia. I transalpini, campioni olimpici colpiti dal Covid, che tra gli altri ha messo fuori causa anche il tecnico Guillaume Zille, dopo la sconfitta contro l'Islanda del 22 gennaio erano costretti a fare punti contro la Danimarca. Sotto fino al 56esimo Karabatic e compagni sono riusciti a passare sul 30-29, eliminando nel contempo proprio gli islandesi dalla corsa alle semifinali. Ancora più rocambolesco il passaggio del turno della Svezia. Contro la Danimarca era un dentro fuori che la squadra allenata da Christian Berge ha dominato per larghissimi tratti. Dal 53esimo in poi, dal 23-19 di Sagosen in avanti, la Norvegia sparisce dal campo. La Svezia piazza un 5-0 e con Krins dai 7 metri fa esplodere la festa. Ora sfiderà i francesi come nella finale europea del 2018 in Croazia. Doppio appuntamento il 28 gennaio, finalissima il 30 gennaio. Tutto in diretta su Sky Sport Action, canale 206 della piattaforma Sky. Showtime e buon divertimento. Sky Sport Action dunque, per seguire le gare più emozionanti, le gare conclusive dei campionati europei del 2022 di Ungheria e Slovacchia. In particolare il 30 gennaio, domenica alle ore 18, c'è la finalissima. Lorenzo Frannito, favorita? Chi vince? La favorita penso sia la Danimarca, sia da un punto di vista, dei giocatori, la qualità ma anche la quantità. Diciamo che il Covid ha decimato pure le altre rose, Covid e infortuni. La Spagna comunque tiene molti infortunati e la Francia molti positivi, quindi pure questo è un fattore da non dimenticare. Ha influito tantissimo, è vero, assolutamente, e continua a condizionare purtroppo le vite di tutte noi. Il sogno nel cassetto non te lo chiedo nemmeno, è giocare gli europei con l'Italia. Assolutamente sì, europei e mondiali. Ce l'auguriamo naturalmente e facciamo tutto il tifo per voi. Alessandro, chi vince gli europei? Concordo con Lorenzo, la favoritissima è la Danimarca.
squadra più forte, sono d'accordo con voi, non dovrei sbilanciarmi ma mi sbilancio. Andiamo in pausa, poi continuiamo a parlare di pallamano non europea, non internazionale, parliamo di Serie A2, parliamo anche di Serie A Beretta in qualche modo perché c'è un abruzzese che si sta facendo largo nel massimo campionato maschile, tra poco. E parlavamo proprio di un abruzzese che si sta facendo largo, si è già fatto ampiamente largo per la verità, nel massimo campionato, nella Serie A Beretta, è campione d'Italia, ha già vinto questo premio di cui sto per parlarvi lo scorso anno, vediamolo in grafica, si tratta di Pasqualino Di Giandomenico, estremo difensore del Conversano Teramano d'origine, che è candidato come miglior portiere della Serie A Beretta per il 2021 nei FIGH Awards, ovvero i premi individuali indetti dalla Federazione Italiana Gioco Handball sull'anno solare. Ha già vinto l'edizione del 2020, il 2021 lo ha consacrato come non solo tra i portieri convocati in nazionale, ma anche come il portiere che ha difeso i pali, è stato l'estremo difensore della squadra che ha vinto campionato, Coppa Italia e Supercoppa. Alessandro De Angelis, è un tuo conterraneo, siete concittadini, Pasqualino è cresciuto veramente tanto in questi ultimi due anni, in questi ultimi due anni e mezzo, merita questa candidatura indubbiamente. Sì, sì, non ci sono dubbi, una crescita veramente esponenziale negli ultimi anni quella di Pasqualino. È diventato veramente un portiere affidabilissimo e i successi dello scorso anno con il Conversano, che ha dominato appunto il lungo e il largo, lo possono testimoniare, oltre che personalmente conoscendolo posso dire che è davvero una gran brava persona. Non ti dico se lo rivorresti o no a Teramo, perché in questo momento hai Pierluigi Di Marcello che insomma è intoccabile a Teramo, non si può. No, no, sicuramente con Pierluigi non possiamo assolutamente lamentarci. Il miglior portiere del girone probabilmente è un portiere, Lorenzo, in grado di mettere veramente in difficoltà. Già l'ho incontrato l'anno scorso quando stava nel Lanzara a Salerno, quindi ho già avuto esperienze, è un grande portiere. Assolutamente. Continuiamo comunque, facciamo ancora una volta l'in bocca al lupo a Pasqualino Di Giandomenico, Teramano Doc, abruzzese Doc per quanto riguarda la sua candidatura nei FIGH Awards. La federazione la prossima settimana comunicherà, durante la settimana delle finals di Coppa Italia, i vincitori dei FIGH Awards. Nel frattempo si gioca in Serie A2, anche se per la verità le due formazioni abruzzesi nel campionato maschile nel girone B non scenderanno in campo, dunque l'unico barlume di pallamano abruzzese nel campionato di Serie A2 è quello del Campus Italia, che come detto affronterà il Cingoli sabato alle 17.30 nella Casa della Pallamano. Altra trasferta siciliana invece per la nuova Handball Teramo nel girone D femminile, vediamo. Per una Serie A2 maschile che causa Covid costringerà i box sia Lions Teramo che Ocam Pescara, c'è invece una seconda categoria femminile che vede lanciatissima verso la vetta un'altra formazione del territorio, ovvero la nuova Handball Teramo. Anche le biancorosse di Serafino La Brecciosa, per la verità, avevano dovuto posticipare il loro ritorno in campo nel 2022 a causa del rinvio del match del 16 gennaio scorso contro Salerno. Si recupererà il prossimo 5 marzo, ma nel frattempo, sabato, nella prima di due trasferte siciliane, le ragazze teramane hanno espugnato il campo dell'Erice, compagine della provincia di Trapani. Largo 28-16 esterno, in cui spiccano le 9 reti di Valentina Terenziani, italo-argentina che proprio con Erice aveva affrontato la 1 nella passata stagione, e le 7 marcature della giovane Rebecca Capone, brava a mettersi in luce in questa prima parte di campionato. Ora per Teramo sarà ancora Sicilia, il 29 gennaio trasferta contro la Retusa, compagine siracusana con cui le abruzzesi dividono il primato della classifica seppure con una gara in meno, scontro al vertice insomma. Come detto, turno di riposo forzato tra gli uomini per Lions Teramo e Ocam Pescara. I ragazzi di Marcello Fonti avrebbero dovuto affrontare il Romagna, i pescaresi, che intanto domenica scorsa sono caduti in casa per mano del Follonica, dovranno recuperare la trasferta bolognese contro San Lazzaro. Alessandro, bilancio fino ad ora del campionato del Teramo, faccio un cappello rapidissimo, molto 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 bene con 10 vittorie consecutive nel girone di andata, poi vi siete fermati contro il Verde Azzurro Sassari in casa, una sconfitta però molto condizionata dal Covid per quanto vi riguarda. Sì, sicuramente il girone di andata è stato ottimo, tranne le prime due partite appunto, che sono state contro le prime due della classe nelle quali abbiamo perso di misura, diciamo che
siamo riusciti a battere tutte le altre, a vincere 10 partite consecutive salvo il verde azzurro. Il Covid sì, diciamo, ci ha fermati molto e ci ha dato molte difficoltà, però non deve essere assolutamente un attenuante. Potevamo vincere quella partita e ce la siamo lasciati sfuggire di mano, soprattutto essendo tra le mura amiche, erano punti da guadagnare. Purtroppo non possiamo rifarci subito, sempre appunto per le questioni relative alla pandemia. Spero vivamente che potremmo riscendere in campo il prima possibile per riprendere il cammino. Nel frattempo vediamo la classifica, perché quella partita contro il Verde Azzurro ha indubbiamente influito nella rincorsa alle prime due posizioni da parte del Teramo, che in questo momento ha 5 punti di ritardo sul Cingoli, 6 sul Romagna. Il Romagna ha superato il Cingoli, ma il Cingoli deve recuperare e delegare, ha una partita in meno per effetto di un rinvio sempre causato dal Covid della settimana precedente. Terz'ultima posizione per la Hogan Pescara, che deve uscire invece dal guado della bassa classifica e dunque dalle zone di retrocessione. Vediamo anche il prossimo turno, ma come detto non ci sono gare per quanto riguarda le squadre abruzzesi, perché né il Teramo riceverà la visita del Romagna, né Pescara farà invece visita a sua volta al San Lazzaro, squadra bolognese, San Lazzaro di Savena, nelle vicinanze appunto di Bologna. Lorenzo Fragnito, parere su questo girone, visto che l'andata è andata. Scusa il gioco di parole, e le avete affrontate tutte, quindi adesso le conoscete tutte. Le conosciamo tutte, e posso dire anche da un'esperienza di A2, ma del girone C, del girone Sud, che è diverso. A parte il numero più grande di squadre e una difficoltà comunque maggiore, soprattutto riscontrate nelle prime squadre, è un campionato impegnativo dalla prima all'ultima, non bisogna sottovalutare nessunissima partita, come diceva Alessandro, pure col verde-azzurro, ogni partita conta, insomma. Ti sei calato, Alessandro, nuovamente nella realtà di Teramo, una realtà che chiaramente conoscevi benissimo perché vieni da lì, però hai vissuto un'esperienza di Serie A Beretta con la Junior Fasano, peraltro una squadra candidata poi per arrivare nelle posizioni alte della classifica, una squadra con un grande palmarès, che ha vinto scudetti, che ha vinto Coppa Italia, Supercoppe. Sei tornato a Teramo e nonostante la tua giovanissima età, Marcello Fonti ti ha dato le chiavi del gioco in mano e insomma ti tocca fare regia. Sì, diciamo, come hai detto tu, il Fasano appunto è una grandissima nel panorama italiano, una squadra, una società, ma anche una città abituata a vivere di pallamano, e questo ha contribuito a rendere l'esperienza mia e di Tommaso fantastica a Fasano. Quest'anno diciamo che il progetto del Teramo mi ha convinto più di tutti e sono stato veramente felice di poter rientrare a pieno regime, appunto di poter prendere in mano la squadra e di poterla condurre finora alla posizione in cui siamo. Come vedi il prosieguo di stagione? Perché dopo quelle 10 vittorie consecutive non ci credo che non avete fatto neanche un pensierino ai playoff, alle prime due posizioni, a comunque a mettere i bastoni tra le ruote a Romagna e Cingoli, anche se magari in termini di organico hanno qualcosina in più. È cambiato questo pensiero dopo la sconfitta contro Verde Azzurro, o visto che sia Cingoli che Romagna dovete ancora affrontarle, ci si può ancora sperare? No, l'idea è assolutamente cambiata. Diciamo che adesso le prime due posizioni sono un po' più lontane, però il nostro obiettivo era e rimane quello di provare ad impensierirle, il Romagna con la partita in casa e il Cingoli con la trasferta. Quello che ne verrà fuori si vedrà, però noi ci stiamo preparando nel modo migliore possibile appunto per questi due big match. Lorenzo, candidate secondo te per andare su? Cingoli e Romagna hanno dimostrato di essere un passo avanti, o c'è spazio ancora per qualche inserimento come quello di Teramo, che vista la classifica è anche probabilmente la prima indiziata per metterle in difficoltà? Cingoli e Romagna sono squadre forti con una grande esperienza, a differenza del Teramo, comunque sono tutti ragazzi a parte Di Marcello, comunque possono crescere e secondo me possono impegnarsi per raggiungere le prime due posizioni. Alessandro, lo scorso anno Serie A Beretta con Fasano, quest'anno si torna a casa per un campionato importante, sogno nel cassetto? Sogno nel cassetto è quello di continuare a migliorarmi allenamento dopo allenamento, giorno dopo giorno, e vedere ciò che ne viene fuori. Sicuramente con il duro lavoro penso che è quello che a cui posso di poter ambire al massimo possibile, diciamo. La Serie A 1 con Teramo, dai, magari, questo si può dire. Sarebbe un sogno, diciamo, sarebbe un sogno. Assolutamente, ci credo. So quanto ci tenete a Teramo. E ci tengono tanto anche per quanto riguarda il versante femminile, quello della Serie A 2, dove la nuova Handball Teramo ha in questo momento
centrato l'ennesima vittoria, ha battuto l'Erice in trasferta e si prepara ad una trasferta ancora in Sicilia, affronterà la Retusa, è un big match, è una gara molto importante. Allora il nostro Matteo Falzone è andato a raccogliere le impressioni prima della sfida, prima della partenza alla volta di Siracusa. Si è chiuso il girone di andata, adesso si riparte col girone di ritorno, trasferta di nuovo in Sicilia sul campo della Retusa Siracusa, che al momento è al pari di voi in classifica, ma l'andata ha perso e voi dovete recuperare comunque una partita. Sì, il problema è questo, che noi giochiamo contro il Siracusa, che è la squadra con cui dobbiamo lottare per vincere il campionato. Nello stesso tempo però capitiamo in un periodo per noi sfavorevole, perché abbiamo parecchie assenze e quindi dovremmo andare giù e fare più del dovuto, dimostrare di essere veramente una grande squadra, aiutarci una con l'altra, a partire dal presidente, dagli allenatori, da tutte le ragazze, fare un blocco unico per superare questa trasferta. Poi vedremo a fine partita se ne avremo ragione. Tra le tante incognite adesso ancora sempre quella del viaggio, ma soprattutto anche troverete una squadra desiderosa di vincere. Sì, sempre quello, il problema di partire molto presto la mattina, poi l'aereo, sappiamo che poi arrivare lì dopo 2 ore giocare, comunque il presidente ci ha messo in condizioni tali da poter riposare un pochettino di più, dovremmo partire anche prima, quindi tutte le cose sono state organizzate al massimo che poteva fare la nostra società. E adesso dipende da noi andare giù e, torno a ripetere, a livello di tecnica, di schemi o di altro, ma dobbiamo andare lì con grande testa e grande cuore. In grafica vediamo anche la classifica del girone D della Serie A2 femminile, dove Aretusa e Teramo sono appaiate a 12 punti, anche se Teramo deve recuperare una partita, quella contro la PDO Salerno, squadre che non sono scese in campo e lo faranno il prossimo 5 marzo. Vediamo in successione anche quello che ci aspetta proprio nel prossimo turno, dove fortunatamente non ci sono gare rinviate. L'unica abruzzese del girone è Teramo, che affronterà proprio la squadra siciliana della Retusa, trasferta a Siracusa in quello che si preannuncia essere un vero e proprio big match, quasi un dentro fuori per l'accesso ai playoff per una società, Alessandro, che tu conosci da vicino perché condividete gli spazi, condividete il parquet della Pala San Nicolò. È una squadra che lo scorso anno ha centrato l'accesso ai playoff senza poi però riuscire a ottenere il salto di categoria. Quest'anno è arrivata anche Terenziani, è una squadra sicuramente ambiziosa. Sì, è una squadra davvero ambiziosa che sta dominando a tutti gli effetti il proprio girone. Contro la Retusa avrà la possibilità appunto di riconfermarsi, e quest'anno in più rispetto all'anno scorso sicuramente hanno inserito una giocatrice con esperienza, con qualità, quindi sono una serissima candidata per il salto di categoria e faccio il tifo per loro. Vetta della classifica anche nel campionato di Serie B per Teramo, sempre per la tua società, per la squadra con la quale peraltro anche tu giochi, quindi doppie fatiche non ti risparmiano né Marcello Fonti né Settimio Massotti, che sono gli allenatori delle squadre di Serie A2 e di Serie B. Vediamo in grafica la classifica del campionato di Serie B, dove in questo fine settimana, poi lo vedremo nella grafica successiva, si giocherà solamente una partita. Teramo in questo momento a 16 punti, con Monteprandone a quota 12, anche se Monteprandone ha una gara in meno, a seguire Città Sant'Angelo, Cingoli, poi Cussancona. Le altre due abruzzesi sono il Chieti, che di punti ne ha racimolati 5, Falconara a quota 4 e l'Handball Club Pescara a quota 2, appena sopra alla Chiaravalle fanalino di coda, nei bassi fondi della classifica. Prossimo turno, come detto, si gioca solamente Handball Club Pescara a Monteprandone, mentre vediamo anche i risultati. Il Chieti ha perso proprio contro Teramo 37-26 nella casa della pallamano in trasferta, 37-16 vittoria larga per Città Sant'Angelo contro Falconara, e via via dunque i risultati del girone Abruzzo Marche del campionato di Serie B. Dicevo, ti fanno sudare parecchio perché giochi anche in Serie B. Sì, mi fanno sudare parecchio, ma diciamo che è davvero un piacere, soprattutto perché appunto ho modo di mettere a confronto e di riuscire a migliorare con due che sono veramente mostri sacri della pallamano italiana, come Marcello Fonti e Settimio Massotti. Due modi di vedere la pallamano, due personalità differenti che quest'anno stanno riuscendo davvero a collaborare molto bene, ed è una cosa che per la nostra crescita, come sia individualmente che a livello di squadra, sta aiutando tantissimo. Tra l'altro ti dà la possibilità di giocare anche con tanti ragazzi con cui sei cresciuto nel settore giovanile. D'altronde tu
e tuo fratello Tommaso siete sicuramente la massima espressione del buon lavoro che si è fatto negli anni scorsi nel settore giovanile della Lions Teramo, ma ci sono anche tanti altri ragazzi. Siete una squadra praticamente, soprattutto quella di A2 che primeggia in campionato, quasi tutta teramana. Sì, 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 la squadra di A2, a parte un paio di ragazzi comunque abruzzesi, è composta principalmente da teramani. E per quanto riguarda la Serie B è molto bello appunto aver ritrovato tutti i ragazzi con cui sono cresciuto a tutti gli effetti appunto, e vedere che anche loro come me sono migliorati, stanno crescendo, e io penso che insieme, continuando così, potremmo toglierci ancora molte soddisfazioni. Stiamo vedendo alcune immagini, anzi stiamo vedendo in particolare un gol proprio di Alessandro De Angelis. Queste sono immagini che riguardano il campionato di Serie B, che Lorenzo Fragnito non conosce da vicino, quindi su questo argomento non lo interroghiamo perché non lo mettiamo in difficoltà. Lorenzo, però in bocca al lupo solamente per la partita di sabato contro Cingoli. Grazie mille, Matteo. Potete assistere alla sfida non solo in live streaming sui canali ufficiali della Federazione Italiana Gioco Handball, ma se siete nelle vicinanze potete andare alla Casa della Pallamano, il Centro Tecnico Federale di Chieti, per assistere appunto alle gare dei ragazzi del Campus Italia. Anzi, fatelo, visto che non gioca nessun'altra formazione abruzzese in questo fine settimana. A maggior ragione, se volete vedere pallamano di ottimo livello, recatevi nella Casa della Pallamano di Chieti. Io ringrazio Alessandro De Angelis in collegamento da Teramo. Grazie a te. E grazie a Lorenzo Fragnito che è stato qui al mio fianco. Grazie mille, Matteo. Grazie ancora a voi per aver seguito con noi le vicende della pallamano internazionale italiana ed abruzzese. Noi ci ritroviamo la settimana prossima. Buona pallamano a tutti.